Buongiorno e buon anno amici, come state? Avete passato bene l'ultimo giorno dell'anno? E il primo come sta andando? Io sono qui perché oggi voglio parlarvi di un assenzio. E siccome che me l'avete chiesto, io pensavo di parlare prima di zucchero di Neroli, ma ho visto che tantissime persone sono state subito ispirate da questo liquido verde. Questo che ho in mano è il mio prototipo, non è la bottiglia originale, diciamo, ma qui ho anche la confezione originale, come si presenta, ha l'etichetta nera. La cosa non è assolutamente casuale. Il nero è comunque l'insieme di tutti i colori e effettivamente questo profumo rispecchia perfettamente l'insieme. È proprio un prisma di oli naturali. Questo è il suo colore e proprio rappresenta perfettamente anche questo e la magia che contiene. La bevanda dell'assenzio è famosissima, è sempre stata il sogno proibito di ogni adolescente che voleva provarlo, anche se in realtà poi è veramente un pasticcio di zuccheri e di alcol puro e coloranti e pochissimi aromi, a meno che non si trova una cosa fatta bene, ma non credo perché comunque l'assenzio è anche tossico, quindi adesso io non so perfettamente come sia composta quella bevanda, però diciamo che nell'immaginario collettivo è verde e questo è quello che volevo appunto, è qui dove volevo arrivare. L'assenzio in natura è una pianta verde, ma l'olio essenziale quando è puro, quindi non privato delle sue caratteristiche organolettiche, quindi non trattato, è blu perché contiene anche camazulene come la camomilla. E qui dentro, mescolando diciamo le resine naturali al blu dell'assenzio, è venuto fuori questo verde che trovo che sia clamoroso. Fu proprio un periodo appunto legato al decadentismo dove le persone abusavano proprio di alcune sostanze, oppio, assenzio, c'è tutta una letteratura, tutta una cosa stupenda dietro. Tantissimi miei compagni delle superiori, quando ci siamo diplomati, hanno fatto la tesina appunto su questi decadentisti perché la figura del dandy comunque ha sempre un sacco affascinato. Sì, questo comunque è un profumo molto dandy, ora comunque poi proseguo anche con la descrizione del profumo. In realtà è molto interessante, anche se questo assenzio è più legato alle forze della natura. E questa è proprio una cosa che mi è venuta spontanea perché io lo trovo veramente un'essenza veramente talmente potente, talmente evocativa, talmente risveglia proprio i sensi, che per me è proprio il contrario di quello che succede, per esempio, al quadro che vi metto adesso. Ecco, avete visto che coma che c'aveva la povera bevitrice d'assenzio? Esattamente, questo profumo fa esattamente il contrario. Questo profumo vi riporta tantissimo alle radici, poiché ha proprio un fondo, una base molto resinosa, c'è anche del patchouli e sono tutti elementi che comunque portano al radicamento, proprio a livello di aromaterapia. Quando le persone, diciamo, hanno il sesto chakra, quello diciamo per dirlo in maniera più scientifica, quando le persone hanno molte distrazioni, il cervello vaga, quindi si hanno mille pensieri, che secondo me è un po' la patologia dei nostri anni, deve ricorrere a degli elementi che lo riportano alla terra, non deve lavorare su questa cosa, ma deve lavorare sul corpo, no? Per portare l'energia sul corpo. E tutti questi oli sono perfetti per questo, quindi in realtà. E questo assenzio rispetto all'altro ad impappinata. Questo assenzio, a dispetto dell'altro assenzio, ovvero della famosissima bevanda, riporta proprio in pace, riporta proprio alla calma, riporta proprio alla concentrazione, all'essere sicuri di sé. È un profumo estremamente aromatico, estremamente anche fougère, estremamente balsamico, tonico, è energizzante, è un profumo proprio che ha una sua freschezza, però una freschezza fatta di fiamme di fuoco. E è molto bello perché in apertura ha anche tanti agrumi, il coriandolo, un po' speziatino, ma subito arriva questo veleno dell'assenzio, che è proprio una pozione, che in questo caso però fa la cosa contraria. Ti tonifica e non ti stordisce.
e lo trovo veramente un profumo curativo. Questo profumo l'ho creato proprio per me, l'ho creato per me perché volevo l'odore di qualcosa che mi tonificasse, che mi facesse sentire nella natura, che mi facesse sentire tonica, che mi desse una bella sferzata, ma che nello stesso tempo mi facesse sentire elegante. E vi ripeto, questa è proprio una mia prerogativa, a me piace l'eleganza, quindi cerco proprio di tradurla in essenza. E è un profumo boschivo, un profumo che si connota perfettamente nell'unisex, questo gli uomini lo adoreranno e le donne sicuramente lo porteranno per mostrare un po' il loro carattere. Può essere anche amato parecchio da chi ama i vintage o i patchouli. Non è un profumo al patchouli, questo è un profumo all'assenzio. Dentro comunque ci sono stati selezionati accuratamente, dopo parecchie settimane di ricerca, tre molecole, tre oli di assenzio. Tre oli diversi con metodi diversi, due oli essenziali, uno col camazzolene, uno senza, uno un po' più canforato, l'altro un po' più dolce. E amaro, perché poi ha questa caratteristica che a me fa impazzire, che è sia amaro che dolce, quindi è proprio ti manda in estasi le papille olfattive, no? Proprio perché non riesci quasi a decodificarlo da quanto è particolare. E appunto questa sensazione che io descrivo anche di freschezza e calore, è proprio tutto un contrasto questo assenzio, ed è quello che mi ha spinta proprio ad andare avanti poi nella ricerca del profumo perfetto per me con questa nota. E poi c'è anche un estratto molecolare di assenzio molto pregiato, che ha completamente un altro tipo di odore, è un po' più agrumato forse, però mi ci stava per spezzare, non volevo che sapesse di medicina comunque, doveva sapere di Vi dicevo, doveva sapere proprio di magia, di pozione, una cosa un po' stregata, un po' dark, ma anche che ricongiunga un po', diciamo, proprio il naso alla natura, perché fondamentalmente è un profumo naturale al 95%, come vi dicevo, quindi molto naturale e questo fa molto la differenza. Persistenza enorme, bastano due spruzzate, si fa tranquillamente tutto il giorno e forse se ci dormite ve lo risentite anche il giorno dopo. È un parfum, quindi è un 21%, una via di mezzo tra un eau de parfum e un estratto, quindi è anche bello carico. Sono riuscita a trovare una formula che stesse dentro l'IFRA naturale al 21% e vabbè, a parte quelle 5 molecole che ho dovuto utilizzare anche un po' per fissare, eccetera, eccetera. E di questo mi fa veramente molto onore, proprio mi faccio da così da sola, brava, brava, brava. Però insomma sono veramente delle creature delle quali sono veramente molto fiera. Bene, io vi rinnovo ancora i miei auguri di buon anno. Oggi è il 1º gennaio del 2023. Io sto per uscire, vado a vedere una bellissima mostra sui macchiaioli a Palazzo Blu a Pisa. Spero davvero che non ci sia tantissima gente, spero che siano tutti a letto dopo ieri sera con i postumi della sbronza. Invece sono stata in casa, ho fatto la brava, quindi giustamente mi merito dello spazio vitale. E detto questo, il mio augurio per voi, quest'anno è di diventare un pochino più selettivi, cioè a parte spero che quello che mettiate nella vita vi torni indietro, questo è sempre un augurio che va sempre bene. E poi vi auguro proprio che, insomma, riusciate a essere un po' più selettivi, perché per fare arte, come io quando mi metto a comporre un profumo, come tutti noi profumieri, vogliamo il meglio, ci mettiamo settimane e mesi per offrire il meglio, così bisogna fare anche con le persone, le cose che si introducono nella vostra vita, nella nostra vita. Auguri.